Buongiorno, 6 e 40 del mattino, in realtà la sveglia è suonata alle 6 e 20, però sono andata in bagno con calma e ora sono qua, faccio che preparare già la colazione. Oggi è il secondo giorno di asilo nido per Alessandra, ho documentato qualcosina anche del primo giorno, ma ragazzi, l'ho devastata, non ce l'ho fatta a fare il vlog ieri. È stata veramente una giornata troppo impegnativa, però essendo la seconda mi sento già un pochettino più sicura da riuscire a avere un pochettino meno ansia e a riuscire a vloggare. Non ce la potevo fare ieri, perdonatemi. Tra l'altro, ottime notizie, si è ripresa la macchinetta fotografica. Praticamente 2 giorni dopo che dal vlog ultimo che avete visto, prima di questo, sono andata per accenderlo. Ogni tanto ci ho sempre provato, non mi sono mai arresa. E un giorno con enorme sorpresa, quel giorno con enorme sorpresa si è accesa, cioè ha fatto il suo solito movimento per accendersi e io ho cominciato a saltare per la casa insieme a Federico, perché in quel momento ero con lui e Bubi, quindi ho iniziato a saltare, a prendere Bubi in braccio, ero felicissima, ragazze. In ogni caso, grazie mille per tutti i vostri commenti di sostegno, grazie per chi in privato mi ha scritto, facciamo una colletta, ci aiutiamo noi, insomma, siete state veramente uniche, grazie perché so che dovesse mai succedere una cosa del genere, voi ci siete sempre al mio fianco. Detto questo, faccio anche una prova con questo vlog per vedere se si vede bene, insomma. Adesso sto registrando in 1080, non in 2K perché oggi voglio fare altre piccole scene all'asilo, ovviamente riprendendo solo Alessandra per rispetto della privacy degli altri bimbi, per rendervi partecipi anche del secondo giorno. Però ci tengo a mettervi qui queste piccole clip che sono riuscita a fare ieri del primissimo giorno. Posso, vi penso, quindi ho registrato queste piccole clip per farvi vedere un po' lei come stava il primo giorno. Poi più tardi vi parlerò in linea generale di come mi sono trovata, vi dirò un po' le mie prime impressioni. Per ora partiamo con il vlog, così mi sveglio anche un attimino. Non mi faccio il latte questa mattina, volevo usare appunto il cappuccinatore, farmi un bel cappuccino stamattina, però non sono super in forma di stomaco, anche perché ieri Riccardo ha voluto festeggiare, abbiamo voluto insieme festeggiare il primissimo giorno di Bubi prendendo la pizza, facendo un po' festa, dovevate vederla, era felicissima anche della pizza. Quindi, insomma, la pizza la sera è sempre un pochino pesante, quindi stamattina mi farò un bel tè caldo e invece a Federico, adesso avrà la sveglia alle 7, quindi adesso lo vado a chiamare e gli preparo anche a lui magari il tè caldo, che è meglio, più leggero. Thank you.
velocemente, non faccio nulla di che, anche perché per quanto io mi sia alzata presto, è comunque già abbastanza tardi, cioè sono le 8 meno un quarto, io alle 8 e un quarto, 8 e 20 devo assolutamente scendere e devo ancora svegliare Bubi, dare la colazione, vestirla. Non basta mai il tempo, veramente. Vabbè, mi sono alzata alle 6 e 20, devo alzarmi alle 6 però. Vabbè, lasciamo perdere. Tanto come vi dicevo, è giusto una sistemata, non farò un grandissimo trucco. Tra l'altro prima chiacchieravo con Federico durante la colazione e si sta appunto discutendo con i genitori di questa storia delle finestre. Se siete genitori, avete i bimbi dalla materna in poi, fatemi sapere come state vivendo questa situazione perché le maestre a scuola di Fede, tengono sempre queste finestre aperte, noi genitori siamo un po' così. Fatemi sapere come la pensate a riguardo, però io sono d'accordo sull'areggiare, però non costa nulla veramente farlo quando i bambini sono comunque in giardino, oppure tenere solo una finestra lievemente aperta per far circolare comunque l'aria viziata che sicuramente con 20 bambini c'è. Ma tenere tre finestre spalancate in una stagione in cui qui a Torino già ci sono 7 gradi la mattina mi sembra un pochettino eccessivo, anche perché si può far circolare l'aria anche tenendo la porta dell'aula aperta, perché il corridoio della scuola di Fede ha comunque delle grosse finestre, quindi si può areggiare il corridoio e tenere le porte delle aule aperte senza far arrivare qua sul collo direttamente l'aria fredda sul collo dei nostri figli, quindi insomma questa cosa non mi piace per niente, anche perché diversi bambini della classe di Fede si sono già ammalati e non mi sembra corretto anche per le persone, le mamme e i papà che lavorano, cioè io mi proietto già a quando lavorerò, sinceramente questa cosa non mi piace perché comunque uno fa già fatica a cercare di non farli ammalare e quant'altro, poi tenendo le finestre aperte, pam, gli arriva l'aria fredda sul collo, si ammalano perché vanno a scuola, cioè è assurdo. Comunque finisco di prepararmi perché sono un pochettino in ritardo, oggi vi porterò con me, però lascerò la macchinetta a casa perché è più comodo fare qualche ripresa rubata col telefonino, quindi in questo video il vlog non sarà in 2K come prima, ma sarà in 1080, vabbè. Comunque si vedrà bello e sarà carino, spero vi piaccia. Ci vediamo più tardi e scappo e corro a prepararmi. Allora, Ale è già pronta. Dammi il diario, dai, che ti faccio, che devo scrivere la. Dobbiamo anche prendere la temperatura ancora. Martedì, oggi è martedì. Allora. Arrivo, amore. Vieni qui. Su. 36,2. Dai, il grembiulino, Fede, dai! Su! Sì, ma non si può tutte le mattine dimenticarti qualcosa, che ti dimentichi qualcosa. Cioè, o diario o mascherina. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ma spero. Questi capelli sono talmente lunghi che si impigliano ovunque. È tardi. E devo anche ancora tirare giù il passeggino. E la molletta neanche sta. Quindi mi sa che non la metto. Oh, está.
Eccoci. Arrivate, amore. Ehi. Buongiorno. Eccoci. Andiamo a scuola. Siamo arrivati. Eccoci qua. Amore, fammi vedere come ti siedi. Ciao. Wow, ciao! Ciao, Pulino! Ma pensavo puoi cambiare? Pa. Certo! Se sei sporco, come fai? Può succedere! Può succedere, no? Ma se fai uno sporco, si vede e si fa da compiere! Amore, aspetta un attimo! Devo ancora metterti questo e tu già mi passi l'altro! Grazie! Buongiorno. Tirato su le serrande perché appunto è da stamattina che sono fuori casa. Ho pranzato, Ale ovviamente aveva già mangiato all'asilo e niente, ci tenevo un attimino a dirvi le mie impressioni. Io sono davvero molto molto contenta di questo asilo, mi trovo molto bene e Ale anche. La cosa bella è che anche per noi mamme star lì dietro comunque in mezzo a così tanti bambini non è semplice, soprattutto il primo giorno. Oggi è andata già meglio, quindi domani prevedo che sarà ancora meglio, però il primo giorno è stato devastante, lo ammetto. Sono arrivata a casa con un mal di testa pazzesco e, però è comunque molto emozionante il vederla socializzare. Una cosa un po' odiosa, tra virgolette, di Alessandra è che tende a scappare. Lo fa per gioco, però basta che mi distraggo un attimo, lei prende e inizia a correre. È veramente una cosa brutta, perché non ti puoi veramente distrarre neanche mezzo secondo. Alle maestre darà del filo da torcere questa cosa, sicuramente.
Adesso appunto oggi abbiamo in programma di togliere del tutto il box, basta, anche perché ne ho parlato oggi con una maestra, a parte che lo stavamo comunque utilizzando pochissimo, però anche solo la sera, magari quando lei è particolarmente tranquilla per rilassarsi un po', lei si guarda da lì i cartoni animati, noi siamo più tranquilli perché è in un luogo sicuro e ci rilassiamo un po' anche noi perché siamo a volte veramente stanchi. Però mi rendo conto che comunque è un anno e mezzo passato e deve iniziare a fare le cose che fanno, diciamo, i grandi, no? Quindi magari stare di più sul divano, se vuole guardarsi il cartone si accoccola sul divano invece che stare nel box. E appunto vogliamo comprare una di quelle scatole, adesso vediamo se con le rotelle o no, ma per paura di rovinare il laminato penso prenderò una scatola semplice. Gliela metterò di qua in soggiorno, tanto toglierò il box che comunque tiene un sacco di posto. Sarà bellissimo vedere il salotto di nuovo libero. E li metteremo questa scatola qui a vista, in maniera che quando vuole giocare si sceglie il suo giochino, se lo porta poi sul tappeto, che tra l'altro dobbiamo ricomprare, poi vi racconterò anche di questa cosa. E quindi cambierà un po' la routine di Alessandra, ed è giusto così. Altra cosa che voglio abituarla a fare a casa è bere dal bicchiere normale, perché a scuola veramente ho fatto fatica a farla bere da quel bicchiere e ho visto che altri bimbi, anche di 16 mesi, già bevono dal bicchiere, quindi mi sono sentita un attimino a disagio a vedere che lei invece beveva ancora, cioè l'ho fatta bere dal bicchiere normale, però devo tenerle il bavaglino sotto, si sbrodolava, insomma, quindi anche a casa cercherò di darle il bicchierino di plastica che aveva Federico dei Paw Patrol. E poi gliene compreremo uno. Poi, altra cosa che volevo dirvi, vabbè, a scuola sono molto soddisfatta perché tutto sommato ha mangiato sempre seduta sulla sediolina, è abituata al seggiolone a casa, insomma per me è un grosso traguardo perché è stata ferma, ha mangiato da seduta sulla sua sediolina, è stata bravissima. E boh, e poi niente, per il resto è stata brava, tende sempre un po' a scappicchiare, però a parte quello lei gioca, è normale. Poi ogni tanto non voglio, ecco, un'altra cosa che voglio fare anche a casa è abituarla alle posate, perché lei solitamente, mi rendo conto che questo sia un mio problema, nel senso che odio vedere pappa ovunque. E quindi tendo a darle io da mangiare, sbaglio anche perché con Fede l'ho fatto più o meno in questo periodo, poi lui non è andato al nido, però più o meno in questo periodo sì, gli ho dato forchettina e cucchiaino ed l'ho lasciato mangiare, provare, quindi devo farlo anche se c'è il rischio che sporchi, pazienza, ho un problema, me ne rendo conto, per me è un grosso problema vedere pasticcio. Quindi pappa ovunque in faccia, cioè starei sempre lì a pulirla, però mi rendo conto che i bambini devono sporcarsi, quindi mi devo togliere questa fissa del pulito, veramente. E basta, quindi insomma sono soddisfatta in linea generale, ha giocato con tutti i giocattoli, ho notato che non ama i passeggini e i bambolotti, proprio se li guardava poco, le piace la cucina, gli piacciono le costruzioni. Insomma è un po' un maschiaccio come la mamma, nel senso che per il papà è normale essere un maschiaccio, per la mamma, diciamo, non ho mai amato le bambole, sono sempre stata più da macchinina, da Lego, giochi che a volte utilizza anche Federico, quindi tra un po' mi rendo conto che facevo i giochi più dei maschi, ecco, a parte qualche cosa di Sailor Moon che avevo, ma poca roba, Barbie io non ne ho mai avute, forse me l'avano regalata ma l'ho messa lì nell'angolo e non l'ho mai guardata. Vedremo Alessandra che se sceglierà, sembra uno scioglilingua, sceglierà la scia della mamma oppure se si trasformerà in una principessa un po' più affemminata della mamma. Vabbè, comunque insomma, ci tenevo a dirvi la mia anche perché so che anche altre di voi magari hanno il prossimo anno idea di mandare il bimbi al nido, quindi insomma ci tengo a dirvi come mi sono trovata e io spero che comunque questo vlog, ho cercato di farvi anche vedere, non solo di raccontarvi come mi avete chiesto tante volte, quindi spero abbiate apprezzato perché non è stato semplice starle dietro e comunque ritagliare anche dei piccoli sprazzi di momento scolastico, il momento nido. Ma l'ho fatto volentieri anche perché così rimane un ricordo anche a noi genitori e poi
ho potuto anche farvi vedere un po' com'è il mondo nido, ecco, quel poco che sono riuscita. Ovviamente sempre attenta a non filmare altri bimbi, perché ci tengo tantissimo né mamme né bimbi né maestre, perché la privacy è la prima cosa. Ho ripreso sempre solo mia figlia, così siamo tutti tranquilli. E basta, insomma, questo è quanto. Poi nel corso dei vlog, ragazze, più avanti, se mi verrà in mente altro, ovviamente vi terrò costantemente aggiornate, vi dirò come sta andando e tutto quanto, quindi su questo non c'è pericolo. Bene, io sto già morendo di freddo, però qui a Torino hanno acceso i termosifoni, penso in tutta Italia, adesso non so se sia diviso in regioni. Io, boh, non so se cambiarmi o restare così, adesso vedremo chi va a prendere Federico, se dobbiamo anche andare a prendere questa scatola, quindi vediamo se uscire tutti insieme, se non fa troppo freddo oggi pomeriggio, se no andrà uno di noi. E boh, direi che ho parlato abbastanza, quindi ci vediamo dopo. Ho dimenticato di dirvi il discorso macchinetta, sto filmando appunto con l'Osmo Pocket, vedete che la custodia è vuota. Praticamente il giorno dopo ho provato, così tutta speranzosa ma con poche aspettative, ad accenderla e ho visto che ha fatto il suo solito trick 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 trick. Subito ero così scioccata, ragazze, e poi ho detto vabbè, fammi riprovare. L'ho spenta e si è chiusa bene, l'ho riaccesa e ha fatto di nuovo trick 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 trick, perché praticamente fa tutti i suoi vari giri per essere, cioè prima di iniziare il filmato fa come una verifica per vedere se la testina si muove correttamente. Si è di nuovo accesa correttamente, ho iniziato a saltare, ragazzi, non capivo più niente. Fede, perché Ricky non c'era. Fede, la macchinetta funziona, viva! Anche Fede ha iniziato a saltare, insomma, tutti felici, contenti. Anche Riccardo ovviamente era felice, perché comunque dispiace, no? Tante di voi mi sono state vicinissime, quindi vi ringrazio. Altre, vabbè, mi hanno scritto, vabbè, che sarà mai? Vabbè, ragazze, per chi non naviga nell'oro come me, per me era un grosso, grosso, grosso problema, ma davvero una bruttissima notizia, quindi ero veramente... Ho cercato di farlo, di nasconderlo il più possibile, ma ero veramente depressa, demoralizzata, perché comunque l'avevo presa per aumentarvi un po' la qualità dei video, per farvi vedere dei contenuti più belli, e ci sono rimasta proprio male. Vi dico, cioè, proprio il vomito della propria figlia sulla videocamera, una tristezza e una sfiga colossale. Quindi insomma, sono contenta che alla fine sia finito tutto bene, che adesso funzioni, non fa più rumori, non fa nulla, quindi boh, probabilmente doveva solo asciugarsi bene dal... perché mi avevano consigliato di metterla sotto l'acqua un secondo, quindi di pulirla dal vomito se fosse entrato nelle fessurine. Probabilmente si è pulita bene, poi ci ha messo un po' ovviamente ad asciugarsi, però poi si è ripresa. Probabilmente non l'avessi fatto questo passaggio, non sarebbe andata bene. Sarebbero corrose con l'acidità del vomito di mia figlia, sarebbero corrosi i circuiti o quello come si chiama, e sarebbe andato tutto a quel paese. Quindi è andata bene, un altro colpo di fortuna dopo il cavalletto che tiene l'Osmo Pocket. Vabbè, grazie signore per avermi dato questa grazia, perché veramente altri 200 euro proprio non li potevo spendere. E vabbè, ogni tanto un piccolo colpo di fortuna anche a me ci sta. E niente, adesso vado seriamente a cambiarmi, ci vediamo dopo, ma non farò durare questo vlog ancora tanto, perché voglio mettervelo per stasera, almeno ci proverò, speriamo, anche perché sto seguendo la programmazione, come avrete intuito, quindi i vlog e video usciranno solo il martedì, solo, insomma, martedì, giovedì, sabato e domenica, quindi oggi è martedì e ci tengo a essere puntuale con i miei iscritti, vi voglio bene, a dopo. Allora, sono dai cinesi con la mia amica. No, dai. già che siamo andati a prendere i bimbi insieme a scuola, è venuta con me. Allora, prendo una cesta grande, perché come vi dicevo toglieremo il box, quindi 22,90, prendo questa qua un po' più grande per Fede che ha più giochi, e poi prendo questa qui che ho già tirato giù da 14,90, scusate il casino, che è più piccina perché ha pochi giochi. Mi sono consultata con Ricky, abbiamo deciso così, quindi devo prendere un coperchio, che mi sa che non è questo però perché è troppo grande, devo capire qual è il suo coperchio. E poi niente, abbiamo fatto un po' di fotosceme, dopo ve le faccio vedere.
vorrei prendermi un paio di mutande semplici, ragazze, cioè vedete, è molto semplice. La mia amica dice che devo prendermi queste col, vero, col sonarino, capito? Detto, così richiamo. Din, 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 din. Vabbè. Dove Ricky? Madonna. Vabbè, andrò messa su queste perché non ce n'è altre, cioè non mi piacciono. Cos'è sta roba? Perché le cinesi hanno sti gusti sulle mutande, ragazze? Hai schiacciato, Rick? L'ho sentito bip. Sei sorda? No. Aiuto! Help! Mi stanno intrecciando. Allora, ragazze, dopo mille fatiche, perché vi assicuro portare queste due scatole enormi è stata una faticaccia, sono arrivata a casa tra passeggino la mattina per andare al nido e ora anche le scatole, mi sono spaccata la schiena. Vi faccio vedere cosa ho acquistato da, dai cinesi, siamo andate dai cinesi, però prima vi volevo far vedere delle cosine che la mia amica Giada ha regalato a me e a Federico. Allora, intanto gli ha regalato i... come si chiamano? I tatuaggi dei miei contro te, poi a Federico e poi se li ho portati di là, non ve li posso far vedere, comunque degli slime, di quelli che piacciono ai bambini, e poi Tenera, questo veramente mi serviva, è stata carinissima, mi ha preso le calzine, guardate quante, un sacco di calzine per Bubi, cioè è stata dolcissima, e vabbè, ve ne faccio vedere se riesco, tanto ve le metto poi in ordine, tanto le devo lavare tutte, guardate quante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi penso siano 12 paia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 12 paia di calze, sono felicissima, era proprio senza, le dovevo comprare, e qua ci sono le altre 6, ma sono una più bella dell'altra, tutte femminili, veramente belle, quindi grazie mille la mia carissima amica, veramente è stata, ha avuto proprio un pensiero dolce. Poi è più carino il sacchettino, mi sa che lo terrò, boh, per metterci qualcosa dentro. Poi vi faccio vedere allora, vabbè, vado un po' a caso. Ah, gli ha regalato a Federico anche queste ciabattine qui, se non erro sono di Decathlon, mi pare, con questo pirata disegnato sopra, così le userà in casa. Poi invece dai cinesi vi faccio vedere prima questa, perché ce la siamo presa uguale, ci piaceva tutte e due, quindi l'abbiamo presa insieme uguale. Questa, aiuto, questa maglia con la manina che spara i cuoricini, non so se vedete bene, però è così, che fa tipo carina. Questa qua è costata 9,90, mi piace tanto, bella, e non avevo molte felpe, diciamo non super pesanti tipo lana, ecco, quindi mi servivano delle cose da vestire. Poi vi faccio vedere le cose piccole, allora, perché c'era anche sua figlia, Fede si è divertito, insomma, quindi hanno preso questa zucchetta che aggiungeremo al nostro decoro di Halloween, che vi farò vedere nel prossimo vlog, perché ormai questo è già durato troppo. Ah, c'è la linguetta da togliere, aspettate che vi faccio vedere com'è. Così, cambia anche colore, è carina. 1,50€. Poi ho preso la lanternina con il gattino, anche questa l'ha presa anche la sua amichetta Natasha. Guardate che carina, fa proprio effetto Halloween. C'era tutto uno stand, una parete di cose di Halloween. Bicchierino fucsia per insegnare a Bubi a bere. Lo sfrutteremo già da stasera, perché l'aiutiamo anche con l'inserimento al nido. Poi ho preso questo qui della Coloreria Italiana, il Bordeaux avvolgente, colorante per tessuti, perché voglio assolutamente cambiare colore alle tende della camera da letto, perché sono veramente in condizioni pessime. Cioè, non so cosa sia successo in qualche lavaggio, ma uno è tipo beige e l'altra è bianca bianca, quindi boh, basta, cambio il colore a tutte e due e le faccio bordeaux. Poi ho preso 3 paia di mutande molto semplici, così, ecco, classiche, nera, rosa e un'altra nera
proprio semplici, comode, perché mi piacciono le cose comode. Poi Fede ha voluto questi dinosauretti che si illuminano al buio da appendere in cameretta, li appenderà poi dopo con Ricky. Poi questo zainetto qua, fatto così con le borchiette, carino, anche perché non ho mai avuto zainetti, e ha anche una cernierina all'interno. Il nero va bene su tutto, e poi non avevo zainetti, quindi ne cercavo uno non tanto grande, piccolino, da mettere appunto con tutto, sia se i jeans. C'è anche la taschina qua, quindi è carino per metterci il cellulare, magari quando non riesco a tenerlo in tasca lo metto nella tasca interna, perché così non, diciamo, non è troppo visibile. Poi c'è anche una cerniera qua, praticamente sopra le borchiette, e anche questo se l'è preso uguale anche la mia amica Giada, così ce l'abbiamo uguale. Questo già lo voglio mettere domani, lo voglio provare, anche perché nella mia borsa, soprattutto in questi giorni di... Aspetta, Fede, sto facendo il video. Anche perché in questi giorni qua di... dicevo appunto che adesso soprattutto durante il periodo nido a volte mi serve un po' più di spazio, magari per portarmi un mio pacchettino di salviettine per Ale, dei fazzolettini, perché non mi porto più la borsa da passeggina, essendo che comunque là la cambiano, c'è tutto per cambiarle, ho già portato diverse cose. Uno zainetto è sicuramente più comodo, quindi insomma, fantastico. Ho trovato questo qua mi pare che sia costato, non mi ricordo, 14,90 se non erro, comunque sempre dai cinesi, quindi non so se lo ritrovate nelle vostre città. Poi ho preso, in vista di togliere intanto lo scarto così poi butto tutte le cosine, in vista di togliere il box dopo, ho preso questa sediolina, guardate che carina, per Bubi, perché appunto le toglieremo il box, quindi così ha un suo spazietto per sedersi, per fare i suoi giochini, insomma, le ricreeremo comunque un po' di suo spazio anche in soggiorno, e quindi questa sediolina era troppo troppo carina. Poi, se non erro, ultimo ma non meno importante, le famose due scatole. Una un po' più grande, sono trasparenti con le ruote sotto, non so se le vedete, e con relativi coperchi molto carini, che si può scegliere se addirittura far passare aria, quindi far traspirare se ci mettete vestiti, queste cose qua, per non che puzzino poi nel tempo, ma noi, essendo che li utilizzeremo per i giocattoli, chiuderò questa finestrella qua, e qua invece le chiusure laterali. Questa qua è costata 14,90 la piccola e 22,10 centesimi quella grande, sempre stesso coperchio, stessa cosa, semplicemente più alta, cioè la larghezza, il diametro più o meno, cioè il diametro, insomma la cosa totale è sempre quella, però l'altezza è di una spanna più alta, perché Federico ha più giocattoli. Ok, credo di avervi fatto vedere tutto. Ah vabbè, poi ho comprato anche la lampadina, perché qua era rotta, l'ho presa bianca, così magari nei video viene anche meglio. Poi in futuro cambieremo anche questa qui, perché noi abbiamo due lampade in cucina, cambieremo anche questa e metteremo anche questa bianca a sto punto, per non avere giallo e bianco, però per ora va bene così. Ok, credo di avervi fatto vedere tutto, ora sistemo. Sono già le 7 praticamente, quindi adesso penserò alla cena, sto vlog è infinito. Però vabbè, spero vi faccia piacere, ci sarà da ridere di editarlo, non so se ce la farò per stasera, incrociamo le dita e basta, a dopo. Fa vedere, e dai, Bubi, siediti sulla sedia, fa vedere, vai. Che bello! Va!